Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di una ragazza che già conosciamo, una donna speciale, perché è una donna che veramente ha fatto un percorso di crescita che vi racconterà poi lei, e questo è il suo secondo libro, si chiama Angelina Pettinato, dicevo appunto una nostra amica, e il libro si chiama Ad un passo da noi, romanzo di crescita personale. Innanzitutto ciao Angelina, grazie di averci concesso questa intervista che precede proprio la presentazione del tuo libro qua a Serra Stretta. Buongiorno Angelina. Buongiorno a te, grazie di avermi permesso di stare in compagnia di Liberi TV. Per me è bellissimo perché per me Liberi TV è importante. Liberi TV, vedi la parola dice stessa, siamo liberi, libertà, diciamo la voglia insomma di raccontarsi, di raccontarci. E poi anche la location che abbiamo scelto è quella di un bosco della Faggeta. Tu l'hai voluto, infatti perché? Adesso te lo spiegherai cosa c'entrano gli alberi, ma tutto comunque secondo me ha a che fare con la natura e gli alberi, però ci tengo che lo spieghi tu. E nulla, mi spieghi un attimino in breve, perché poi comunque dobbiamo lasciare ai nostri amici web ascoltatori la voglia di acquistarlo questo libro. Sì, allora, Ad un passo da noi, come ti dicevo, è un romanzo di crescita personale. Ho voluto portare avanti un principio che è quello di camminare per conoscersi. Io ho fatto una tappa del Cammino di Santiago, ho fatto 300 km e in quei 300 km per me si è aperto un grande mondo perché molti partono con un intento religioso, con un Sì. intento particolare. Io, il mio intento era quello di camminare semplicemente. Camminando, ho avuto l'opportunità di entrare ancor più dentro di me e ho capito che cammino è uguale spiritualità. E quindi ho continuato a scrivere il romanzo perché io l'avevo già iniziato a Certo. scrivere qualche mese prima, con una velocità incredibile perché rientro dal cammino i primi di agosto, avevo scritto solo un capitolo e con grande difficoltà, devo dire. E invece poi ho avuto l'illuminazione e ho scritto il 90% del romanzo in 20 giorni. Mamma mia. In quella che tecnicamente in psicoterapia, nel mondo della psicologia, si chiama scrittura automatica, quindi sono entrata nel mio flusso e i personaggi Venuti. si sono venuti uno dietro l'altro e che soprattutto in cammino sono cresciuti molto. Ovviamente ho voluto romanzare tutto questo per facilitare anche il percorso di crescita personale che ogni persona può fare per se stesso, quindi ho scelto anche una data particolare che è di partenza, che è il 1755, che per l'Europa fu una data importante. Perché? Perché a Lisbona si scatenò uno dei più grandi terremoti che la nostra cultura ricordi, e morirono 80.000 persone. Sì, per l'epoca. Per l'epoca era un numerone incredibile, perché ci fu un maremoto, uno tsunami, un maremoto e un incendio. Quindi la Certo. data 1 novembre 1755 per l'Europa è una data importante proprio per questo evento. E poiché io durante le mie formazioni, io mi occupo di formazione anche oltre che di percorsi di crescita personale, io ripetevo spesso questa data ma non avevo idea del perché lo facessi. E Quindi quindi, è nata già di per sé questa, cioè tu te la io la vedevi. ripetevo in modo sistematico, nel senso per dire, non state a pensare al 1755, così per dire non andate così tanto indietro, Indietro. no? State più qui nel presente, un concetto importante. E poi sono andata a indagare, perché me l'hanno fatto notare, Graziella me lo fece notare, quindi dico, boh, andiamo a vedere che cosa mi dice questa data. E ho fatto un percorso, perché poi la scrittura è un percorso, è una narrazione. E lì, insomma, da quel momento in poi, da quella data in poi, nasce il romanzo per poi fare un passo indietro, per chiudere un cerchio di molti secoli prima, perché poi vedremo che, per esempio, le vestali in questo romanzo sono molto importanti. E quindi ho parlato già troppo. No, assolutamente non hai parlato troppo perché secondo me le persone che ti ascoltano sono affascinate perché vogliono,
acquistarlo questo libro, vogliono sapere di cosa parla questo libro, ma soprattutto vogliono sapere anche di te. Noi abbiamo detto che sei una scrittrice al tuo secondo libro, che sei comunque una formatrice proprio in crescita personale, che sei quindi una terapeuta, ed è importante sapere che comunque il cammino che hai affrontato, lo spiegavi proprio prima all'inizio dell'intervista, che è un cammino fisico da una parte e invece psicofisico dall'altro, perché è un cammino mentale, ti ha portato dove sei adesso. E secondo la tua esperienza, molti di noi, quindi parlavi di scrittura anche come terapia, come si può, diciamo, iniziare un proprio cammino? Qual è il punto di inizio di un cammino? Tu, per esempio, nel romanzo precedente hai dato un titolo molto importante, che è Sognando la meta, quindi c'è un punto di arrivo, la meta. In questo caso invece è un passo da noi, quindi è qualcosa che è vicino a noi, ma forse non riusciamo subito a percepire perché è lì ma non la vediamo. Sì, diciamo che il percorso di crescita personale si inizia quando tu vivi una mancanza. E quindi un'assenza, e quindi quel senso di incompletezza che ti induce a farti delle domande e quindi a intraprendere un cammino per trovare le risposte. A volte le risposte sono a nostra portata, altre volte sembrano essere più lontane da noi, alla fine scopriamo che sono dentro, dentro di noi. E infatti in questo romanzo ci sono anche tre dee importanti, Vesta, Hathor e Reizia. Vesta per il fuoco, Hathor per la gioia e Reizia per la guarigione. Perché ti dico subito delle tre dee? Perché la presentazione del libro, che si terrà a Palazzo Pingitore domenica 6 alle 17.30 e poi qui a Serra Stretta, sarà un po' particolare. Perché io ho scelto chi doveva presentarmi il libro. Io ho scelto Giusi Fazio, che è una pedagogista straordinaria, perché è straordinaria la sua anima. Quindi io ho scelto lei, e quando l'ho scelta ho pensato che di affidare il mio messaggio a una persona speciale. E quando mi sono seduta al bar a presentare il romanzo a lei, quindi a chiederle la presentazione, le ho chiesto: qual è il tuo sogno? Perché il mio sogno è quello di diffondere a migliaia di persone il messaggio di Ad un passo da noi. Il tuo? E lei mi guarda come dire: ma siamo qui, adesso inizia la psicologa, ecco, non ci fare le domande. No! E invece lei mi dice: beh sì, io ce l'ho un sogno. Io ho il sogno, insieme alle persone che con me gestiscono la biblioteca scalese, la biblioteca comunale scalese di Serra Stretta, e il nostro sogno è quello di allestire uno spazio di lettura e scrittura per i bambini. Allora io ho detto: bene, allora se tu sei d'accordo, vorrei che il mio sogno sposasse il tuo e che insieme si moltiplicassero gli effetti di questo sogno a due. Bellissimo. E quindi io ho pensato di devolvere una quota della vendita del libro a loro, quindi alla biblioteca, e in più ho voluto fare un passaggio ulteriore, che è quello di proporre quattro momenti formativi a Serra Stretta, in un percorso che ho chiamato il percorso delle idee con la I tra parentesi, perché ho queste tre dee. Gioco di parole. Ragazzi, è svegliissima questa ragazza, cioè è una psicologa che riesce ad analizzare il testo e soprattutto a creare questi giochi veramente di prestidigitazione, diceva qualcuno. No, però è davvero particolare, idee, perché chi insomma parteciperà a questi incontri, che saranno dalle 18.30 alle 19.30, quindi un'oretta in compagnia della crescita personale, affronteranno con me tre argomenti: il fuoco che è dentro di te, il fuoco divino rappresentato dalla dea Vesta, poi la gioia, che è un atteggiamento fondamentale per la crescita personale, perché è vero che parti da un'assenza, parti da una mancanza, quindi in qualche modo da un dolore, da un senso di incompletezza, ma il tuo obiettivo principale è quello di essere felice, quello di essere soddisfatto, appagato, e quindi la gioia diventa uno strumento fondamentale, ma come trovarla, come utilizzarla a nostro favore?
E quindi questa gioia è rappresentata dalla Dea Hathor, mm-hmm. è una dea molto molto venerata nell'antico Egitto. E quindi partendo da lei parleremo di gioia. Poi io sono anche un'ambasciatrice nel mondo di yoga della risata. Noi ce lo dimentichiamo, eh? Mi ricorda qualche cosa, mi ricorda qualche cosa. Lo yoga della risata, sì. Qualcosina, così. Io, guarda, ricordo veramente con gioia. Adesso ne parliamo. Tutti i nostri incontri, addirittura, sì, uno in spiaggia. Andatevela a rivedere su Liberi TV, cercatelo. Lo yoga della risata è qualcosa veramente che vi dà un'energia unica. E non si fa soltanto così per ridere, lo fate al lavoro, lo potete fare ovunque, perché è da dentro che nasce la risata e lei ce lo sa dire molto meglio. Lei è l'altra Graziella Mazza, esatto. Ma non voglio dire altro. E quindi Hathor ci farà entrare nella gioia insieme poi ad altre cose che io so più o meno sulla gioia, più o meno qualcosina la conosco, la so. E poi la terza dea è una dea venerata dagli antichi Veneti, solo dagli antichi Veneti, si chiamava Reizia. Io leggo Reizia perché è scritto Reitia, dico z, ma magari certo. Reitia. Questa dea era molto venerata perché le si attribuivano le guarigioni. Allora la parola chiave che ci porterà questa dea è la parola guarigione, e spiegherò in questa ora che cosa significa guarire. Quindi poi faremo un quarto incontro in fageta. Perché mi sono inventata il trekking reading. Il trekking reading, allora dai, questo ce lo devi spiegare prima di concludere l'intervista. Noi comunque documenteremo, però per il momento, per invogliare gli amici web ascoltatori ad acquistare il libro, ma soprattutto a viverla questa gioia, perché devi vivere la gioia e soprattutto questa guarigione, che a quanto immagino deve essere una guarigione non soltanto fisica, ma una guarigione dell'anima. Cos'è questo trekking reading? Allora, ovviamente anche in questo caso io ho giocato un po' con le parole. Allora, reading in inglese è reading, no? Quindi leggere, no? Sì. Se lo leggi però in inglese è reading. Ci sono arrivato! Ci sono arrivato! Yeah, ragazzi, sono arrivato! Cioè, frequentando la signorina Angelina Pettinato riesci a pensare come pensa lei, quindi forse possiamo anche noi essere probabilmente promotrici di gioia, promotori di gioia, ci potremmo riuscire? Certo, assolutamente sì. Non rimarremo fermi. Trekking e reading, che cosa succederà? Succederà che noi faremo una camminata meditata nella gioia, nel fuoco e nella guarigione. Verso la guarigione, perché in Fageta, che è questo luogo straordinario di incredibile energia, noi andremo a in qualche modo integrare l'esperienza dei percorsi fatti, degli incontri fatti precedentemente e avviare quindi così nel cuore di ognuno, certo, un percorso personale, soggettivo e straordinariamente importante per essere maggiormente efficaci nella propria vita. E la mia missione è quella di aiutare le persone ad aiutarsi e quindi a diventare completamente inutile. Nel senso che, voglio dire, per me la libertà è un valore tanto tanto importante, quindi il mio obiettivo è quello di aiutare le persone ad essere liberi, ad essere consapevoli. E infatti in questo libro tutti i personaggi fanno un percorso di consapevolezza anche attraverso l'interpretazione corretta dei segni che troveranno durante il cammino, perché i personaggi cammineranno fisicamente e spiritualmente e i luoghi parleranno loro e loro parleranno a se stessi. Guarda, io non voglio dire altro, perché primo vi invita Angelina il 6 di maggio, domenica, ore 17:30 al Palazzo Pingitore. Perfetto, in sovraimpressione comunque passeranno tutte le informazioni. Il libro in questione è Ad un passo da noi, romanzo di crescita personale, scritto da Angelina Pettinato ed edito da Street Lib, giusto? Sì, anche in questo caso io ho scelto l'autopubblicazione. Poteva una persona che vuole la libertà andare in un'altra direzione? Assolutamente.
Ho avuto le proposte editoriali, chiaramente le ho avute, ma ancora una volta non ce l'ho fatta, avevo scelto l'autopubblicazione. Potevamo non intervistare noi di Liberi TV una persona libera, non libera, no, e quindi abbiamo intervistato una persona libera sotto tutti i punti di vista, che comunque vuole insegnare l'idea di libertà e quindi di crescita personale, che veramente la libertà è proprio questa, essere consapevole di quello che si è, a più persone possibili, giusto? Il numero maggiore che riesco a raggiungere, più persone io riuscirò ad aiutare, più io crescerò spiritualmente e oltrepasserò questa vita in serenità. Ecco, pensa che voglio dire un'ultima cosa, la prefazione è stata scritta da una persona speciale che è passata oltre da qualche mese. Lui mi scrisse, si chiama certo. Enzo Palmieri, mi scrisse dicendomi: io voglio fare la prefazione del tuo libro. Lui non l'aveva ancora letto, ma siccome io gli avevo detto che ero stata molto ispirata dal Cammino di Santiago e lui l'aveva fatto, lo aveva fatto per la seconda volta se non ricordo male, mi ha detto: io vorrei scriverti la prefazione. Io fui particolarmente onorata di questo suo intento, di questo suo desiderio, e quindi mandai il PDF con grande emozione, perché quando mandi il PDF sai, non sai mai che cosa c'è dall'altra parte, no? E lui poi mi scrisse: questo libro non è normale. Buongiorno. Il soggetto che l'ha scritto, non siamo convenzionali, diglielo. E poi mi scrisse una prefazione tanto appassionata, che parla molto poco del libro, devo dire, e molto della sua vita. Ma quello che a me emozionò tantissimo e mi emoziona ancora tutt'oggi, soprattutto dopo quello che è accaduto, è il fatto che il mio essere si era incontrato con il suo essere e lo ha aiutato. E quindi io sono rimasta scioccata all'epoca quando me lo mandò, ancora di più dopo aver scoperto che non c'era più, perché l'ho letto e riletto più volte, e anche se ci sono delle imperfezioni, io le ho lasciate, perché è autentica così. E quindi io sono molto emozionata al pensiero che il mio libro si apra con le parole imperfette di un uomo perfetto. E quindi volevo dirlo, perché veramente è importante. Hai detto una cosa bella, poi tra l'altro hai detto questo, cioè non è perfetta, non le parole imperfette, però l'ho voluta lasciare così. È come la vita di ognuno di noi. Esatto. Cioè, quando tu fai questo percorso di crescita personale, ognuno di noi ha delle cosiddette imperfezioni. In realtà, secondo me, queste imperfezioni sono le risorse, sono delle tappe fondamentali che dovevamo fare per arrivare comunque a qualcosa di più bello, di più grande, alla gioia. Tu parli di gioia e della guarigione poi allo stesso tempo. Esatto, perché poi questo è il segreto della crescita personale. Nel momento in cui tu ti alleggerisci di ciò che ti appesantisce perché lo amplifichi con la paura, con la rabbia, con i sentimenti negativi non canalizzati, perché non esistono sentimenti negativi, sentimenti positivi, no. Esiste un sentire che va interpretato e messo al proprio servizio. Allora, quando tu scopri come mettere al tuo servizio il tuo sentire, ne scaturisce una condizione dell'anima, che è la gioia, che è la guarigione. Perché accetti, quando tu accetti la tua imperfezione, sai che è esattamente l'imperfezione che è il tuo punto di forza, allora intanto diventi libero. Sì. E quindi, diventando libero, nessuno può assoggettarti, tu sei quello che sei e lo accetti e lo vivi. E poi puoi realizzare quello che tu desideri, perché appunto nessuno può più imbrigliarti nelle sue dinamiche di non consapevolezza, perché io sono una di quelle che non crede nel vampirismo energetico,
Io sono una di quelle che crede nelle relazioni che se progettate insieme funzionano, che quando perdono quel senso di sognare insieme, di progettare insieme, diventano pesanti per entrambi i partner. Allora non è che sei tu che mi succhi l'energia o io che succhio la tua, ma è una relazione che non funziona più. Quindi o impariamo un nuovo modo di vivere insieme, oppure inchinati, grazie di essere stata con me fino adesso e adesso vado per un'altra strada. Per un'altra strada. Vedi, tutto ricollega alla strada. Ad un passo da noi, romanzo di crescita personale, Angelina Pettinato. Voglio dire un'ultima cosa, perché Angelina Pettinato ha anche un blog che si chiama proprio A Parole Mie. E si trova nel sito www.angelinapettinato.it. Io comunque lo farò passare in sovraimpressione, vi consiglio di visitare anche quello, perché quello che è stato detto oggi richiama l'idea di essere persone speciali. Ce ne sono tante storie raccontate. Angelina Pettinato non si ferma qui, camminerà ancora molto, fidatevi. Quindi io vi ringrazio del tempo, insomma, che ci avete dedicato ascoltando questa bellissima intervista in anteprima con Angelina Pettinato. Vi aspettiamo giorno 6 maggio a Serra Stretta, 17.30, le info passeranno sotto il video, il libro anche passerà in sovraimpressione. Riccardo Cristiano, Liberi TV, in questo caso siamo a Serra Stretta con Angelina Pettinato. Ciao! Ciao, sempre!